Qual è stato il momento in cui ti sei così emozionato che hai deciso di scappare? Hai pensato? Quando, la prima volta che ho... Quando sei scappato? Quando sei emozionato? Quando mi sono emozionato e sono scappato? Per fortuna non sono mai scappato. Però una volta ero talmente emozionato, che dentro di me pensavo di dire adesso muoio. Ma invece pian piano, siccome poi entrava il pubblico, poi cominciava a reagire il pubblico, allora adesso vivo. Grazie. Ah, il prossimo è che ho fatto, come ti ho detto, dei topi di questa famiglia nel bunker di ignoranti totali. Prossimo è questo, forse quest'idea sulle religioni che mi interessa da sempre, però è veramente un tema, se lo vuoi fare è molto molto difficile, abbiamo scoperto che è difficilissimo purtroppo per come lo vogliamo fare noi. E prossimo non si sa, questo no, devi ricaricarti, devi guardare, osservare, io poi amo saltare da una cosa all'altra, mi piace perché mi stimola, perché sento di crescere un po' di più. Io mi ricordo che dopo qualunque mente io ho fatto un feto una media, cioè di un uomo che mi ha trasformato in un angelo, un uomo che fa mille lavori per cercare di lavorare, quindi mi interessava molto saltare da una cosa, da un uomo di un'onestà infinita che era l'opposto di questo, completamente l'opposto. Quindi è molto interessante, nel mio lavoro è una delle cose belle poter veramente trasformarti, saltare da un mondo a un altro, e quindi non si sa quale sarà. Non lo so, però ce ne sono mille, no? Chissà. Abbiamo una domanda qui. Questa ragazza è quel quadrato. Come hai fatto a diventare un attore? Ho studiato. Tu che classe fai? La quinta. Adesso devi fare le medie, poi fai il classico, vero? No, faccio il liceo artistico. No, fai il classico. Fai il classico. Così, ma c'è una domanda qui davanti, una collega. Ciao Antonio. Una domanda su Paola Cortellesi. Hai fatto due film con lei di Riccardo Milani, tra l'altro sceneggiati anche da lei. Siccome ho visto, cioè si vede, è evidente nei due film, che c'è una bella intesa, per caso avete pensato di fare un film, magari tu da regista e lei da sceneggiatrice? Oh, ci sono mille possibilità, io e lei, anche ieri ci siamo sentiti, io e lei abbiamo veramente nato un rapporto meraviglioso con Riccardo e con suo marito, cioè siamo, io e Riccardo conosco da molti anni prima, siamo benissimo insieme, io non vedo l'ora di lavorare con lei e vedo lei, che non vede l'ora così anche Riccardo, e ci sarà sicuramente, non domani, non quest'anno, ma ci sarà sicuramente l'occasione di ritornare insieme, assolutamente. Veramente una collega di lavoro grandissima, una grande professionista Paola. Poi abbiamo più o meno le stesse caratteristiche col corpo, costruiamo dei caratteri, ma nello stesso tempo abbiamo un percorso quasi simile. No, ma io mi trovo molto bene con le attrici, ci sono delle attrici d'Italia bravissime. So che ieri c'è stata Michela. Proprio non c'è avuto un contrattempo personale, molto diverso. Michela, mi sono trovato molto bene, ci sono delle attrici che sono fantastiche. Allora, prima di... volevo chiederti un'ultima cosa e poi volevo chiedere al direttore Laudabio se ci raggiungi sul palco per darti il saluto prima della sera. Volevo chiederti una riflessione vedendo il film con Paola Cortellesi, che se fosse una pièce teatrale potresti addirittura scambiarti il ruolo la sera, perché siete uno all'opposto dell'altro, insomma c'è un gioco di grande collaborazione. Cosa deve accadere? Cioè, quale, senza scenario specifico, quali qualità deve avere un attore per essere riconosciuto da te come un tuo pari con cui puoi giocare a questo livello? Onestà, deve essere onesto e umile, è banale ma è così, purtroppo sono quei fondamentali che stiamo un po' perdendo, ma bisogna ripeterli. Onesto e umile, e allora hai tutto da me. Cioè, puoi essere Dio in terra, puoi aver vinto 24 statue, ma non mi interessa. Deve essere onesto e umile, e di conseguenza da me avrai. Ma è una cosa normalissima, come lo sono io. Umile.